L'arte torna negli aeroporti di Puglia. Torna con un grande progetto che promuove i talenti pugliesi dai grandi maestri e nomi emergenti. Sino al prossimo dicembre, nell'area Artside dell'aeroporto Karol Wojtyła di Bari, sarà ospitata la prima edizione di The Art Side, la mostra curata da Massimo Diodati, riservata ai viaggiatori in partenza dopo i controlli. L'idea di destinare in maniera permanente quello spazio dell'aeroporto all'esposizione delle opere di artisti pugliesi, con una particolare attenzione ai giovani, è di Dino Clavica, artista prematuramente scomparso. Un'idea che ha avuto modo di concettualizzare e condividere con Aeroporti di Puglia, che per questa regione ha voluto proprio una delle sue opere della serie Left Hand come visual della prima edizione dell'evento. Attraverso il sistema di QR code esposto sui pannelli identificativi di ciascun artista in mostra sarà possibile approfondire i contenuti accedendo a una pagina web dedicata, fruibile in 8 lingue, completa di foto e profilo dell'artista, recensioni della curatela, opere e altre informazioni e curiosità. Nel 1950, creando un po' di scandalo nella Puglia di allora. Poi ho avuto varie esperienze, periodo fiammingo, periodo barocco, periodo da quando poi si è inaugurata la quadreria dell'Hertog a Bari 30 anni fa, è il trentennio quest'anno, ho dovuto un po' cambiare anche la tematica, perché non pensavo mai che i baresi concepissero l'acquisto di un quadro se non con tematica Bari e soltanto Bari.